riceviamo delle chiamate dai pazienti o chiamiamo noi pazienti che hanno bisogno di fare un follow up stretto per le condizioni cliniche da seguire quotidianamente, e andiamo al domicilio del paziente per visitarlo e stabilire se ci sia necessità di cure ulteriori, ricovero o il semplice monitoraggio quotidiano. Sono le 9.30 ed è da qui che inizia la lunga giornata delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale. Ci troviamo infatti alla Casa della Salute di via Guadagnoli. È infatti da qui che una squadra di medici contatta giornalmente le persone positive al Covid-19 e in isolamento domiciliare di tutta la provincia di Arezzo. Era una telefonata portata? Era rifiutata. Da via Guadagnoli poi si parte per tutto il territorio per effettuare attività di monitoraggio dei pazienti Covid curati a domicilio. Sì. Sì, è l'USCA, siamo a fare la visita. Come sta, signore? Bene. Il compito delle USCA è quello di monitorare il quadro clinico dei pazienti durante tutto il periodo di malattia e decidere di procedere al ricovero in ospedale dei casi più gravi. Allora veniamo subito. Ci cambiamo qui fuori e arriviamo, grazie. Ecco, adesso inizia la vestizione, una parte fondamentale. Cerchiamo di vestirci e spogliarci in prossimità dell'abitazione e comunque mantenendo le pratiche corrette per evitare contaminazioni. Mi preparo il sacchettino per poi, quando ci si svestirà, ci si andrà a mettere tutte le cose della svestizione, quindi tuta, guanti e mascherine. Le USCA sono attive dalle 8 alle 20, compresi i festivi, e sono composte sempre da un medico ed un infermiere. Entriamo in due, se ci sono da fare delle prestazioni infermieristiche almeno c'è anche l'infermiera presente. È stato dunque un anno decisamente impegnativo per le USCA, a lavoro a partire dalle prime fasi dell'emergenza sino ad oggi. È dura soprattutto nei momenti più critici in cui i casi si salgono. E si cerca di visitare più persone possibile, però il fatto è che oltre ai nuovi positivi ci sono da monitorare quelli che sono positivi da diverso tempo, per cui si sovrappongono casi su casi, non è sempre facile arrivare dappertutto, però siamo due squadre mobili, in totale siamo 5 medici per turno, qualcuno che fa le telefonate e quindi fa il monitoraggio non domiciliare, poi nelle squadre domiciliari una che va a fare le visite e una che va alle cure intermedie. Quanto è difficile lavorare così? È stata una cosa anche a livello umano non bellissima, perché noi abbiamo come figura professionale il contatto con il paziente, che è molto importante, e ora, essendo vestiti, questo contatto viene a meno, e noi ci accorgiamo di questo ovviamente, e cerchiamo comunque, anche se si vedono solo gli occhi, di comunicare con questi più di tutto. E avete avuto a che fare con il Covid da molto vicino nel corso dell'ultimo anno, come si torna a casa con qualche timore nonostante tutte le precauzioni del caso? Si torna con molto timore a casa, infatti inizialmente avevamo avuto dei servizi per noi, sia infermieri che medici, per tutti gli operatori che lavoravano con i casi Covid. Abbiamo avuto degli alberghi a disposizione per non portare a casa, diciamo, niente, e piano piano ci stiamo riuscendo, ecco. È stato un anno che non dimenticheremo, senz'altro. Un anno pesante dove abbiamo visto la sofferenza, però anche il coraggio di una popolazione che inconsapevolmente ha affrontato una delle crisi più importanti e dure che si possa ricordare. Insomma, ci troviamo a gestire anche questo carico psicologico importante della solitudine, sia dei familiari rispetto ai familiari, e senz'altro avvertiamo molto lo stress dell'attesa, dell'esito del tampone, dell'incertezza se l'evoluzione della malattia proseguirà o progredirà rapidamente. Quindi ecco, non è solamente un monitoraggio prettamente clinico, ma anche un aiuto senz'altro a sostenere questa grave difficoltà psicologica che crea questa patologia. Ponendoscopio, saturimetro. Quando si sente più sicuro con questo tipo di visite domiciliari? Sì, certo, mi sento più seguito, più controllato, perché sennò
si sa che l'ospedale oggi è in condizione, cioè, diciamo che sono in condizioni d'emergenza, ecco. Certo. Quindi... Adesso forse il passaggio più importante per la vostra tutela, la svestizione. Sì, la svestizione è importantissima perché tutto ciò che tu hai toccato dentro non devi portarlo fuori. Partiamo con ovviamente disinfettare un pochino la tuta per andare ad abbassare la carica che tu hai addosso. Dopodiché vai a togliere i guanti, ok? Vai a togliere i copriscarpe, togli la tuta, togli le mascherine. Tutto deve essere fatto con la massima attenzione e ovviamente mai, mai, mai toccare le tute da sopra, sempre da dentro, e ci sono ovviamente dei passaggi cui siamo stati istruiti per farlo, ma l'importante è mai, mai, mai toccare il davanti della tuta, sempre internamente, con calma, tanto non c'è fretta, e con la massima attenzione ovviamente. Torna a casa la sera. Si torna a casa stanchi, ma consapevoli di aver fatto quello che c'è da fare, insomma.